Boker Tov, Boker Ora, tutte buon giovedì, Erev Shabbat, perché comunque giovedì anche Erev Shabbat per noi donne a proposito, non solo il venerdì Erev Shabbat. 27 Adar, Chazai, Zach, 7 marzo. Allora, oggi la Yom Yom riporta il padre Dreyatz che dice che la verità, no? L'emet sta in mezzo. Perché? Un'inclinazione tutta a destra, nel senso di essere eccessivamente, pardon, severi con se stessi, trovando sempre continuamente colpe, peccati, in realtà non è proprio così la verità. L'altra inclinazione, dove si è eccessivamente indulgenti con se stessi, giustificando, coprendo i propri errori, o un po' troppo leggeri nel servizio di Hashem, che appunto richiede la rinuncia dell'amor proprio, anche totale, nel senso non va bene. E la via di mezzo, appunto, sarebbe quella di cui anche parla molto Rambam. Dunque, l'ideale è questo equilibrio tra l'essere severi, fare, diciamo, come giustamente sia ognuno la propria introspezione per il proprio essere, le proprie midot, le proprie azioni e così via, e d'altro canto non giustificarsi troppo. Infatti, come avevamo anche visto nelle Amos, se vi ricordate, l'altro lo dobbiamo sempre giustificare con noi un po' più severi, però un po' più, non estremamente, cioè, estremamente niente. Ecco, gli estremi nella Torah non sono ben visti. Vediamolo sul testo a pagina 69, dove appunto Amor HaRashab, padre del Rayatz, Amar, Haemeti derech haemitzua, Netiyah layamin, Leachvir al atzmo, Velimtzo chesronot b'ishiyut atzmit, O inyanei averot shem lo kfi haemet, e non va bene. Netiyah lesmol, Lehakel al atzmo, Lechapot al chesronot ishim, O lehakel b'inyanei avodah, Biglal avat atzmo. Dunque, perché umanamente siamo tutti Adam, come si dice, Adam Karov e Zelazmo, no? Questo amore proprio porta a essere molto più indulgenti nei confronti di se stessi, no? Di noi stessi, e allora non va bene neanche. E dunque, appunto, Shneem Drachim Tov, dunque entrambi non sono le vie giuste da intraprendere, ma un equilibrio, come abbiamo detto, è il più salutare. E siamo a pagina 397 del Chumash Shemot, cioè del libro di Moshe Levi, alla quinta chiamata, capitolo 36, da Passuk 20 a 38 incluso, e poi riprenderemo il capitolo 37 da 1 a 17. Allora, se non altro, vedete tanti psukim, ma non abbiamo Rashi, e dunque già. Allora, beh, a questo punto riprendiamo. Vai, Rachel. Risentiamo i nostri pilastri a proposito. Allora, siamo alla costruzione delle assi per il Mishkan. Ok? Dunque, adesso, ieri abbiamo visto anche, no, i tendaggi, e vi avevo mostrato anche le immagini appunto dei tendaggi, nei dettagli, i materiali che sono usati, e poi come erano sovrapposti, no? Dunque, la copertura, eccetera. Adesso arriviamo alle assi. Vai, Rachel, sei pronta? Mi chiedevo chi fosse la decima. E sapete perché? Assiri Kodesh. Assiri Kodesh. Allora, Sharon, una cosa lunghissima vita. Parlavo di te stamane con mia mamma, ovviamente molto bene. E allora abbiamo parlato prima che questo Minyan del Minyan, no, il famoso Minyan, grazie al di 10 uomini, il quorum di 10 uomini, che grazie al quale si può dire Kaddish, Kriyat HaTorah e quant'altro. E allora Rivka ricordava che mio fratello nella lezione, appunto di domenica, diceva che in realtà anche in un quorum di 10 donne c'è la Shekhinah, perché quello risiede la Shekhinah. E eravamo in 9 e io mancano 2-3 stamattina. Ho detto: chissà chi sarà la decima, così tra me e me.
voilà! E si dice anche quando si è nel tempio, no? E manca il decimo, arriva finalmente il decimo, grazie al quale appunto si può fare la Tfilah Minyan, come viene chiamato? Assiri Kodesh, il decimo è santo, è Kadosh. Ecco, avete la conferma di Hashem, non mia, e vai, carissima, che Hashem ti dia Kedushah e Tahara tutta la tua vita, a te e a noi, perché senza il 9 non c'è il 10, attenzione. E dunque ovviamente ritorna anche. E sentiamo Rachel da pagina 397, Passuk capitolo 36, Passuk 20. E abbiamo detto siamo alle assi del Mishkan. Intanto vi mostro anche prima di leggere, ecco, così almeno capiamo di cosa si parla, ecco nel dettaglio, adesso poi Rachel entrerà più nel dettaglio, adesso vedete intanto l'immagine. Vai, Amen che ne razzon. E c'è pure l'undicesima. Fantastico. Siamo oltre il 10, ragazzi. Cioè, vi ho detto che il 10 è Kodesh e poi c'è oltre il 10. Vai, carissima, benvenuta. Ci sei mancata. Felici di riaverti con noi. Un abbraccio da tutte noi. Se riesci a seguire sul testo, siamo nel Humash, capitolo 36, Pasuk 20. Vai, vai, Rachel, lanciati. Assi del Mishkan. Fece le assi per il Miscan in legno di acacia. Il Esse. famoso legno di acacia che avevo già posto la domanda da dove, Jacob Avinu, che aveva portato con sé quando è venuto in Egitto, avevano piantato e poi avevano presente sempre questo legno che un giorno avrebbero portato con sé una volta liberata dall'Egitto. Detta in breve. Vai Rachel. Dunque, dovevano Esse stare dovevano le... stare verticali. La lunghezza di un'asse era 10 ammot e la larghezza di ogni asse era di una amma e mezza. Ogni asse aveva all'estremità due pioli a sezione quadrata, esattamente paralleli tra di loro. Fece in questo modo per tutte le assi del Miscan. Fece dunque le assi per il Miscan in questo modo, 20 assi per il suo lato meridionale. Fece 40 supporti in argento e li mise sotto le 20 assi. Due Ecco i supporti superiori. d'argento, mentre leggi così vi mostro, ecco i Sì, due supporti d'argento, sì, vai avanti. superiori sotto ogni asse, uno per ciascuno dei due suoi due pioli e due supporti sotto l'altra asse adiacente, uno per ciascuno dei suoi due pioli. Voilà. Per il secondo lato del Miscan, dal lato settentrionale, fece 20 assi e i loro 40 supporti d'argento, due supporti sotto un asse e due supporti sotto l'altra asse adiacente. Quando sono uniti, cioè prima vi ho mostrato un'aste, ok, e adesso qui quando sono appunto unite. Vai. Per il lato occidentale del Miscan fece 6 assi. Fece inoltre 2 assi per i due angoli del Miscan nel lato posteriore. Tutte le assi erano accostate nella parte inferiore. Esse erano bene accostate fino alla loro estremità superiore grazie a un anello quadrato nel quale erano inserite. Così fece per entrambi le assi che erano i due angoli. Nel lato occidentale c'erano pertanto 8 assi e i loro supporti d'argento, per un totale di 16 supporti. Due supporti per un asse e così di seguito due supporti sotto ciascun asse. Ecco gli anelli, vedete che li uniscono. Vediamo se riuscite a vedere. Eccoli qua, vedete, in alto. Ecco, vedete più nel dettaglio quello che ci sta descrivendo Rachel. Ok. Ok, sei a Pasuk 3. Allora, leggiamo da 20 a 30, incluso, tutte insieme, parola per parola. Lashona Kodesh. Vayas et hakrashim la mishkan atzeshitim omdi. Esser amot, ora hakaresh, ora sapete che è la lunghezza, veamah vachetzi amah rochav, larghezza, rochav hakeresh echad. Shtei yadot, la keresh haechad, meshulavot achat el echat, ken asa lechol karshe mishkan.
23, Chav Gimel, Vayaset HaKrashim Lamishkan, Esrim Krashim, Lif'at Negev Teimana, Ve'arbaim Adne Chesef, Asa Tachat Esrim HaKrashim, Shne Adanim Tachat HaKeresh HaEchad, Lishte Yedotav, Ushne Adanim Tachat HaKeresh HaEchad, Lishte Yedotav, Chafhei 25, Ulze Lamishkan HaShem, Lif'at Safon, Asa 20 קרשים ו-40 אדניהם כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה עשה 6 קרשים ושני קרשים עשה למקוצות המשכן בירכת. והיו תואמים מלמטה ויחדיו יותמים אל ראשו אל הטבעת האחד כן עשה לשניהם, לשני המקצועות. והיו 8 קרשים ואדניהם כסף, 16 אדנים, שני אדנים, תחת הקרש האחד. טרנטונו, פינה טרנטוטו, קונקלודי. Fece delle traverse di legno di acacia, 5 per le assi di un lato del Miskan e 5 traverse per le assi dall'altro lato del Miskan. Fermo un C'erano anche. secondo, fermo un secondo. Io l'altro giorno vi raccontavo che parlavo con un'amica del numero 5 e dicevo che qui abbiamo ritrovato anche diversi 5. Allora, ieri e oggi anche, dunque abbiamo queste traverse di legno che erano 5 per le assi di un lato e 5 per l'altro lato del Mishkan. Dunque, 5 traverse per le assi della parete posteriore e quella verso occidente, sempre del Mishkan. Poi 33 fece la traversa. Intermedia che all'interno delle assi le attraversava da un'estremità all'altra. Rivestì d'oro le assi e fece i loro anelli d'oro che servivano come sedi per le traverse, e rivestì le traverse d'oro. Gli anelli d'oro, li vedete? Eccoli qua. Eccoli. Questi sono i due anelli d'oro, vedete? Eccoli qua. Ma Nella perché? Quali sono gli anelli? Scusa, quali sono le basi? Questi gli anelli d'oro che vengono inseriti, vedi? Ma non sono Ecco. però tondi, non sono anelli. No, anelli quadrati vengono chiamati anelli, ma non nel senso di anello al dito come siamo abituati, a parte che oggi è di moda Ah. anche quelli quadrati. Sì, ma vengono chiamati anelli, ma sono di forma. Sono cubici, tipo cubici, qualcosa del genere. Esatto, sì, esatto. Vai. Fece la cortina di lana turchese, porpora e scarlatta e lino ritorto, prodotta da esperto artigiano. La realizzò in tessuta con le figure di cherubini su entrambi i lati. Per essa fece quattro pilastri di legno di acacia e li rivestì d'oro. I loro ganci erano anch'essi d'oro. Fuse per loro quattro supporti d'argento. Eccola la tenda con i leoni, vedete? Voilà. Fece una cortina per l'ingresso della tenda di lana turchese, porpora scarlatta e di lino ritorto, opera di un ricamatore. Fece i suoi cinque pilastri e i loro ganci, rivestì d'oro le loro estremità superiori e le loro fasce, mentre i loro cinque supporti li fece di rame. Allora, leggiamo sul testo, sì. scusa, il fatto che ci siano i due leoni è per l'appartenenza alla tribù degli Yehudà o c'è un altro motivo? Allora, buonissima domanda. Come dicevo, noi adesso stiamo nelle parashot, ultime in particolare, siamo molto tecnici, nel senso misura, altezza, larghezza, materiale che hanno usato, eccetera. Poi appunto abbiamo la lezione del giovedì sera, cioè stasera, dove entriamo un attimino più nel dettaglio. Allora, ci atteniamo la mattina a capire e leggere parola per parola e poi arriviamo più nei dettagli del perché, per come, più nel profondo, il senso, eccetera. E lo rivediamo. Allora, già Leone, come dici te, ci ricorda Yehuda, Gurariye Yehuda, però vabbè, non sviluppo perché abbiamo altro la mattina. Sì, ci ritroviamo stasera qui in Eder Bezrat Hashem per i dettagli. Ok, allora riprendiamo. Abbiamo tanti succhi, dunque da
da 31. Vayas briche atzeshitim chamisha lekarshe tzela mishkana echad, vachamisha berichim lekarshe tzela mishkana shenit, vachamisha briche lekarshe mishkan layar chatanya. Vayas et abriach hatichon livroach betoch hakrashim min hakatze lakatze, ואת הקרשים ציפה זהב, ואת טבעותם עשה זהב, בתים לבריחים, ויצף את הבריחים זהב. ויעשה את הפרוכת תכל וארגמן ותולעת שני ושש מושזר. אורמה לי פה משה תממור, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר. מעשה חושב עשה אותם קרובים. ויעש לה ארבעה עמודי שיטים, ויצפם זהב, ובהם זהב, ויצוק להם ארבעה עד נכס. ויעש מסך לפתח אוהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר, דינו, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר, מעשה רוקם, ואת עמודיו חמישה, ואת ובהם בציפה ראשיהם בחשוקם זהב, ועניהם חמישה נחושת. אבדי תתותי חמישה כבמורות טובה. טוב. E arriviamo al 37° capitolo, però, e siamo alla costruzione dell'arca della Rona Kodesh, che viene appunto ripreso in questa parasha. Bezalel, grazie a Rachel, dopo sentiremo anche René. Bezalel, che fu la persona che più si dedicò alla costruzione del Mishkan, infatti, perché Bezalel ovviamente non era solo l'addetto alla costruzione, giustamente, perché era impossibile, però visto che diede anima e corpo, come diremmo noi oggi, per il lavoro, più di ogni altro artista, come sottolinea Rashi, allora tutto è chiamato a suo nome. Ecco perché è scritto Bezalel fece, in realtà non era solo lui, a parte che come tutti sappiamo era accompagnato da Aholiab ben Ahisamach della tribù di Dan, giusto, ricordiamo. Bezalel della tribù di Udà, la tribù più nobile, Dan meno, e l'importanza e il perché che avevamo già analizzato, e più tutti quelli che tutti gli esperti, artisti, artigiani, eccetera. Però, visto che, come ho detto, si è dato corpo e anima, allora è considerato come se fosse solo lui. Dunque, Bezalel, in quanto persona che più si dedicò alla costruzione di Mishkan, e allora viene considerato come se fece lui da solo la Ron, l'arca di legno da caccia, la cui lunghezza era di 2 mot e mezza, la larghezza una ma e mezza, l'altezza una ma e mezza. E dunque, adesso a proposito appunto della Ron, anche qui vi mostro le immagini. Ok, allora abbiamo, ecco, qui vedete la parte di legno, però poi ovviamente non è la parte esterna questa, ma la parte interna. Dunque, Vayas Bezalel insieme et Ha'aron Atzeshitim. Dunque, la base è di legno da caccia. E adesso siamo diventate le 12 tribù. A proposito, ho ricordato la tribù di Yehuda, la tribù di Dan, Bezalel, Aholiab, e adesso arriviamo a chi ci ha trasformate in 12 tribù. Ciao carissima, Boker Tov, Boker Or. Sara, ti volevo chiedere una cosa. Che me lo puoi dire gentilmente, Shabbat, sulla Parashat Truma? Qual è il pezzettino che leggiamo? Allora, questa Shabbat è Vayakhel, non Truma. Poi leggeremo No, Parashat leggiamo anche Truma. No, è Shkalim, non è Parashat Truma, è Parashat Kitissa. Parashat Shkalim è l'inizio di Parashat Kitissa. E anche quello lo spiegherò stasera, di Neder. Ah, ok, no, perché ieri sera in una lezione mi hanno detto che era questo, ecco perché ho chiesto. Ok, Allora, basta. Parashat Truma, allora, quello che stiamo studiando in Parashat Vayakhel è una sintesi delle Parashat Truma e Kitissa. Ok? Riprende tutto quello che abbiamo visto in queste 3 Parashot in sintesi. E però poi, dunque, lettura della parasha di questa settimana, Vayakhel, Maftir, non Maftir di Vayakhel, ma Maftir sarà parasha, inizio di Parashat Kitissa, che viene definito Parashat Shkalim, perché si parla dei Shkalim, e l'Haftarah che si legge
nella Shabbat di Parashat Shkalim, dunque non quella di Vayakhe. Comunque, tutto questo Blue Nether lo rivedremo stasera. Ok, Allora, grazie. ci mancherebbe. Allora, riprendiamo il Psukim. Vayas Bezalel et Aaron Atzeshitim, Amatayim vachetzi orkov ve Amah vachetzi orkov ve Amah vachetzi komato. Poi ricopre, infatti, come vi ho detto, questa è la parte interna, legno, oppa, staccaccia, aiuto, mi cade tutto, però ovviamente la parte esterna è invece d'oro. E infatti, prima di leggere, ve la mostro. Ecco, questa è la parte esterna e quello che vi ho mostrato invece è la parte interna. E in realtà, un attimo, vabbè, poi, no, perché c'era un'altra immagine che adesso mi è sfuggita, però, vabbè, eccola qua. Vedete? Eccola qua. Qui la si vede più nel dettaglio. Dunque, esterno oro, interno acacia e di nuovo interno oro e poi vedremo i crovini in alto. Allora, ricopri d'oro puro all'interno e all'esterno, come vi ho appena mostrato. Le fece tutto attorno una bordatura simile a una corona d'oro. Eccola qui, la bordatura simile a una corona d'oro, la vedete? Eccola qua. E che poi qui, quando, ecco come vedete, ecco senza rifarvi. E poi, un attimo, dove sono andata? Sì, dunque, scusate, poi, allora, Pasuk, Vaitza Peusafta Ormi Bai Umichutz, Vaiaslo Zerzazza, 37, 3, la Mizzain Gimel, Fuse per essa quattro anelli d'oro da mettere sopra i quattro angoli, due anelli su un lato e due anelli sul secondo lato. Qui non so se riuscite a vederli. Ecco gli anelli, vedete? Qui, però in realtà sono quattro. E perché sono quattro? Perché poi terranno di fatto le stanghe, eccole, vedete, le stanghe che, dunque, due di qua che non si vedono, dall'altra parte per tenere le stanghe. Dunque, fece, leggiamo il 3, vai zoc di mel o arbata bozzava l'arpa amottav, usteta baotal salo echad, usteta baotal sal o ashen. Poi fece delle stanghe di legno di acacia, le rivesti d'oro, quello che vi ho appena mostrato, vayasbade atzeshitim vayetzafotam zahav. Poi cinque pasuchei, introdusse le stanghe dentro gli anelli che erano sui lati, appunto, e tutto ciò per cosa? Quale scopo? Per trasportare l'arca. E come avevamo visto, vi ricordate, c'erano questi trasportatori, no? Levi, che trasportavano l'arca, uno di fronte all'altro, dunque c'è chi andava all'indietro, e in realtà non era di fatto loro che trasportavano l'arca, ma era di fatto l'arca che trasportava loro, tra i miracoli, appunto. Qualche cosa in più ve la infilo. Dunque, Vayaveta Badim Batabaot, Alzalot Aron, la sette taro, poi sei, fece un coperchio per l'arca d'oro puro, di cui la larghezza era di 2 metri e mezza, e la lunghezza 2 mote e mezza e larghezza 1 ma e mezza, sopra i quali fece 2 cherubini d'oro, li fabbricò lavorando a martello dai 2 lati del coperchio dell'arca. Un cherubino posto a un'estremità, uno all'altra, e questi cherubini li fece ricavandoli dal medesimo pezzo d'oro del coperchio stesso, dalle 2 estremità. I cherubini spiegavano le loro ali verso l'alto, proteggendo il coperchio con le ali. I loro volti erano uno verso l'alto, uno di fronte all'altro, e a loro volta inclinati verso il coperchio. Eccoli qua, vedete? Ecco i cherubini, ecco i volti che si vedono un po' meno chiari, qui un'immagine più dall'alto, eccola qua, e poi, sì, vediamo un'altra più ancora. Immagine più grande, eccoli qua, vedete quello che abbiamo appena letto. Leggiamo da 6 a 10. Vayasta pore zaav saav amattan vachetzi orca, vema vachetzi rochba. Dunque abbiamo orech, a volte c'è scritto orech e rochav, lunghezza, larghezza, o a volte orca, la sua lunghezza, rochba, la sua larghezza.
Vayas shnei kruvim zahav, miksha asaltam mi shnei sota kapore zahav, ovviamente l'oro, così impariamo anche l'ebraico, o mem to, ne approfittiamo. Kruv echad, sappiamo che è uno, kruv echad, dunque un cherubino, mikatsa mise, u kruv echad, mikatsa mise. Mina kaporet asait kruvim, mi shnei ktsotav. Vayu akruvim porse knafaim limala, sochechim bechanfehem, alla kaporet, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת היו פני הכל. Concludiamo la lettura di oggi con la costruzione del tavolo dei pani di presentazione. Capitolo 37, passo 10, da 10 a 17. Vai René. Siamo tutto re. Levo il muto, eccolo qua. Vai. Allora, cresce anche un tavolo di legno di acacia. La sua lunghezza era di 2 amot, la sua larghezza era di 1 amma e la sua altezza 1 amma e mezza. Lo rivestì d'oro puro e tutto attorno fece una bondatura simile a una corona d'oro. Eccola qua, questa è la base. Allora, la base, abbiamo detto, legno da caccia, tutto ricoperto d'oro, come potete vedere. Qui, anche qui abbiamo la bordatura d'oro, come una corona, come l'abbiamo visto anche nella Ron. Tutto attorno gli fece una cornice della misura di una tefaccia e attorno alla sua sporgenza fece una bordatura simile a una corona d'oro. Eccola qua, ancora più nel preciso, più nel dettaglio, vedete? Eccola qua. Fuse per esso il tavolo 4 anelli d'oro e mise gli anelli ai 4 angoli, che erano in corrispondenza alle sue 4 gambe. Gli anelli erano attaccati alle gambe all'altezza della cornice ed erano Sedi sedi per le stanghe che servivano per le per stanghe che trasportare. servivano per trasportare il tavolo. Eccolo, vedete qui gli anelli, due di qua, due dall'altra parte, le stanghe come l'abbiamo visto nella roba. Fece le stanghe in legno di acacia e le rivestì d'oro per trasportare il tavolo. Fece gli oggetti che si trovavano sul tavolo, i suoi recipienti, per dar forma ai pani, i suoi cucchiai, i suoi supporti e le sue canaline interposte come distanziatori tra i ripiani, oggetti con i quali veniva coperto il pane, gli fece trucci d'oro puro. E qui abbiamo anche i pani, vedete, con la loro forma particolare, uno di fronte all'altro ed è un po' come i cruvim, no? Ricorda la roba. Allora, leggiamo velocemente, grazie mille René. Allora, Grazie. ci mancherebbe, bentornata a proposito. Vayas et ha-shulchan atzeshitim, amatayim orko, orach o orko, vema rochbo, rochav o rochbo, vema vachetzi, kumato, altezza. ויצף אותם זהב טהור, אורו פורו, ויעש לו זר זהב סביב, questa corona praticamente intorno. ויעש לו מסגרת תופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב. ויצוק לו, פרדון, ארבע טבעות זהב, טבעות sono anelli, stavolta sono sia a forma di anello, Ruth, a proposito, dunque tonda, forma tonda, ויתן את הטבעות על ארבע פאות אשר לארבע רגליים. לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן, ויעש את הבדים עצי שיטים ויצף אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את קערותיו, את כפותיו, את מנקיותיו, את הכסות אשר יוסח בהן זהב טהור. E voilà, per oggi abbiamo concluso la parte del Humash. Allora, io Ruth non ti ho chiesto di leggere perché so che sei post-intervento, però. Se vuoi leggere almeno una frase, una riga, diciamo, del Tania, più che benvenuta. Ovviamente siamo aperti. E Miriam, dov'è che deve leggerci il tema? Allora, vai. Allora, Veloce, prima lo share. sì, allora, Rifka, ci dici prima cosa in che pagina siamo? Ecco un attimo che prendo il libro. Allora, siamo a Il limite. pagina
Cosa? Abbiamo la detta al cane, hanno la detta ai Bravo. teini. A pagina 83, aspetta che mi sono persa il segno però. Ah, non lo vedo più. Non vedo più Ma sì, ma il segno. è facile, No, l'ho messo, sono sicurissima che l'ho messo perché t'avevo pure chiesto. Ma io dai. No, ma c'è scritto a lato, vedi, Hafsai, dalla l'ho trovato parola Bilal. tanto lungo. È la prima parola della quarta riga, pagina Ok, 82. sì, eccolo, l'ho trovato, sì. You Vedete, sono sped. solo poche righe oggi. Vedete, abbiamo solo poche righe. 27, appunto, del mese di Adar Aleph. Allora, noi abbiamo visto ieri una cosa un po' riportata, no, dall'Agmarà, che chi vede il prossimo peccare, allora ha l'obbligo di odiarlo e di riportare anche al proprio maestro. Un attimo, fermi tutti, ma non abbiamo detto usare ogni prossimo come se stesso e guardare solo la Neshama e la fonte, eccetera. Cioè no, quello in un caso molto particolare, dove c'è stato prima la mitzvah di Hoheach Tocheach Tamitecha, di reprimander, riprendere ripetutamente il proprio amico che esce dal cuore, deve entrare nel cuore, vabbè, tutta la lista che adesso non entriamo. E dunque solo in casi molto particolari, non è molto semplice questa cosa riportata dalla Torah. Dunque, per ciò che riguarda, come dice oggi, coloro che non sono nostri compagni, lo stesso livello di studio e tutte le clausole, diciamo nel caso che è riportato dalla Gemara, dunque non sono nostri intimi, allora a quel proposito il saggio cosa ci diceva? No, in quel caso si riporta al Passuk del Mishnah. Sechet Avot 1, Mishnah 12, sì, dei discepoli di Aaron che amano la pace, cercano la pace, amano le creature e cercano di avvicinarle alla Torah. In che senso? Che anche se si tratta di persone che sono così lontane dalla Torah, dal servizio di Hashem, dunque definite creature, perché non hanno altra qualità che essere una creatura di Hashem, bisogna comunque e anche e soprattutto attirarle a sé con questi forti, definiti qua, lacci d'amore, di modo da riuscire ad avvicinarvi appunto alla Torah, al servizio di Hashem. E nel caso che non si riesce, non si è almeno perso il merito di avere attuato la mitzvah di amare il prossimo, ecco, che appunto si esprime nell'avvicinarlo alla fonte della vita che è la Torah e le Mitzvot, che sono la Torah e le Mitzvot. Leggiamolo, leggiamo queste righe. Ava, mishe e no haverò, ve nome curavezlo, ine al ze amari bella zakè, e ve mi talmidav shel Aaron, ohev shalom, verotev shalom, ohev et abriotum, carvana Torah, vi ho detto a voce, su colpa sua. Lomar, she afare chokim, quelli che sono lontani, mi torat Hashem ve'avodato. Velachen, infatti, per quello appunto vengono definiti Beshem, Nikraim, Beshem, Briot Be'alma, che sono creature. Sarif, bisogna, le mashchan, bechavle avotot avad, per tirarli con queste corde di amore, veculai, ve ulai ochale carvana Torah ve'avodat Hashem. Vehen, lo. Lo ifsi tzchar mitzvah tavat rei. E comunque, anche se non ci riesce, la mitzvah di amare il prossimo l'hai guadagnata. Cioè, poi, perché noi gli sforzi nella vita li facciamo, poi i risultati, già un altro discorso. E, ho detto Ruth che mi legge, poi mi sono persa. Ruth, No, no, perché no, oggi va no. bene così, dici. Allora, ok. Grazie. Ma c'hai il Teilim? Vuoi leggere il Teilim un po' o come sei messa? Sì, aspetta che devo prendere. Allora, Teilim, ovviamente oggi che siamo al 27, senza guardare sappiamo, ma noi sentiamo sempre René. Ok, oggi ne abbiamo 27 di Adar. E si va dal Perek 120 a 134 compreso. Bellissimi Prachim, i primi li conosciamo a memoria, vero ragazze? Quelli del terzo ciclo soprattutto, perché ogni giorno. Oggi che cosa facciamo? Leggiamo tutti e cinque e poi rileggiamo i due del
Rab Sì, del. sempre, ogni mese facciamo, leggiamo quelli del giorno, poi riprendiamo quelli del Rab. Ok. Allora, lo leggo in italiano, Sara. Sì, in italiano, e poi Chaya Mushka e Sheila Francesca hanno il loro Perek. Vi ricordo, siete pronte. Vai intanto, Ruth. Tanto dei gradini, nella mia angoscia io invoco Hashem ed egli mi risponde. O Hashem, libera la mia anima dalle labbra menzogniere, dalla lingua ingannatrice. Che cosa può egli darti, o lingua ingannatrice? Che cosa ti può egli aggiungere? Tu sei come le frecce aguzze di un guerriero. Tu sei paragonato alle braci di Ginestra. Oimè, dimoro presso Menashem e risiedo nelle tende di Kedar. La mia anima è vissuta a lungo con chi è nemico della pace. Io sono per la pace, ma quando parlo, essi mi dichiarano guerra. Più attuale di così non si può. Leggo, Sara, leggo, dopo. Vabbè, vuoi leggere questo? Vuoi leggere il Kufaf? O leggi No, Kufal? leggo 121 dopo, però se Bene, vuoi va le bene, do. io volevo, sei Se quella che vuoi, voleva approfittare. no, no, se vuoi leggo anche questo, non è che Vai, se. vai, vai, vai. Shira Malot, El Adonai Batzarata li, Karati Vayanemi, Adonai Atzila Nafshi, Misefat Sheker, Milashan Remia, Ma Iten Lekha. Umay Yosif Lak, Lashon Remia, Kitze Gibor, Shenunim, Im Gakale Retamim, Oyali Kigarti Meshek, Shakanti Imaloe Kedar, Rabat Shane Shakena Lak Navshi, Im Sonne Shalom, Ani Shalom Vekia Daber, Ema La Milka Ma. Ma. E vai, fantastiche ragazze. Allora, Sheila Francesca, in realtà mi sono ricordata che mi ha detto che oggi non può leggere. E allora, vai direttamente 120. Sheila Ma. Shira Malot, Esai Nael Earim, Mein Yavo Etzri, Etzri Meim Adonai Ose Shamayim Baaretz, Alli Ten Lamot Ragleka Yanum Shomereka Inne, Lo Yanum Velo Isham Shomer Israel, Adonai Shomereka Adonai Tzilleka Al Yad Yeminicha, Yomam Hashemesh Lo Yakeka, Veyareak Balaila, Adonai Shmorka Mikol Ra, Yishmor Et Nafsheka, Adonai smorzete, cavo e ca, meattave adolam. Chazak Baruch, che goduria, che goduria, fantastiche, Ruth, Yamushka, fantastiche. Chi si prenota per 122? Qualcuno si prenota in ebraico o in italiano, qua avete la scelta. Vai, 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 Rivka, vai, vai! No! Io già Dai, speravo. che oggi sono lanciata a recupero, dai. Brava. Vai, ci sta, vai, ci sta. Shira Maalot le David, Samachti beomerim li, bet Adonai melech, omedot ayura glenu, bisharaik Yerushalayim, Yerushalayim benuya, keir sheku beralak yakdav, shesham alu shevatim, shivteya, Edut le Israel, leodot le Shem Adonai. Chi shamma yashevu kisot le mishpat, kisot levet David, shalu shalom Yerushalayim, Ishlayu oav vaik, yehi shalom bekelek, shalva be'ar menotaik, lema'am achai verai, adaberanna shalom bak, lema'am bet Adonai Eloheinu, avakshah, Tov lak. Esagero se chiedo ancora uno. Sai quella? No, lei adesso ne approfitta. Dai, dai che lo sai leggere anche il 123. Boh, non lo so, vediamo, dai, provo. Shira Malot, Elekha, Nasati et Enai, Vayoshevi Bashamaim, Inne, Chene Avadim, Eliad Adonehem. Kene Shivka Eliad Gevirta, Ken Enenu El Adonai Eloenu, Al Grazie.
Sceglie conneno, donai conneno, chirava, sa vaano, vuz, rabat, save allak, nafenu, allaga, ashama, asha, nanim, abuz, ligeionim. Vai, e vai e stravai. La famosa, Io brava. faccio il tifo. Io faccio il Ma no, da figurati, dai. tifo. Brava, 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 fantastica, che goduria, che piacere, ragazze fantastiche. Grazie a Va, voi. adesso parto in quinta, eh? Vado. 124, Uf, Abdalet, fantastiche ragazze, non ho parole. Vi emozionate. Shir Hamalot le David. Lule Adonai Shayalam. Yomar Naisrael, Lule Adonai Shayalanu, Bekum Aleinu Adam, Azai, Chaim Belaunu, Bacharot Apamba. Allora, non a caso leggo sempre con enfasi Ciao come sempre. ragazze, a domani, oggi pomeriggio, ciao a tutte. Carissima, allora, 124, allora, se Hashem, quello che ho letto, lo dico velocemente in italiano, se Hashem non fosse stato dalla nostra parte, lo dica ora Israele, se Hashem non fosse stato dalla nostra parte quando gli uomini si levarono contro di noi, allora ci avrebbero inghiottiti vivi quando il loro furore era divampò contro di noi. Ecco perché ci tenevo a leggere anche in italiano, però poi la lettrice di Tehillim è qua con noi, dunque concludo solo il 124 e poi sentiamo anche Miriam, ovviamente. Non ci perdiamo sta goduria. Asaya maim shetafunu, nachlavaran nafshenu, asaya varan nafshenu, hamaim azeidonim, baruch Adonai, shelone tananu, teref vishinehem, nafshenu, che zippornim letami pachyokshim, hapach nishbar, vanachnu nimla. Ezreinu b'shem Adonai, osse shamayim v'aretz. Oggi siamo proprio viziate. Vai Miriam, 125. Debbo cedere il posto in questo momento a chi sta meglio di me perché ho la febbre. Ah, refuash le mani, no, speravo che comunque riuscivi a leggere, ma no, sai, la febbre è un altro discorso. Allora, prima cosa, refuash le mani da tutte noi. Refuah Shlema, Umushlema, carissima, e va bene. Allora, niente, oggi aspetteremo domani che sarai in perfetta forma, Bezrat Hashem. Intanto, allora vado io in ebraico. Seguitemi tutte in ebraico, cercate di leggere con me. Shir Hamalo, Habotrim Badonai Ki Har Zion, Lo Immot Le Olam Yeshe, Yerushalayim, Harim Savivla, Badonai, Savivle Amo, Me'ata Ve'Adonai. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולתה ידיהם. היטיב אדוני לטובים ולישרים בליבותם, והמתים עקלקלותם, יוליכם אדוני את פועלי הארץ. שלום על ישראל. 126, ק"ו. שיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון, כי צ'לה קנטה, רחל צ'לה קנטי. שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. Vabbè, ma siamo un po' tutti insieme. Shira malot meshuv Adonai, e shiva tzion hayinu kol olamim. Asa malalek shekho, Allora, un ushonenu attimo, mettetevi in muto le rina. altre, ci mettiamo in muto, sentiamo Rachel e poi noi la cantiamo come la conosciamo, che è diversa un attimo. Dai, vai. As yomeru bagoim igda igadila donai la sot iamel. Aspetta, scusate, ho perso. Va bene, dai, abbiamo fatto metà Rachele, Sì, facciamo metà. esatto, ho perso. Sì, ok. Allora, riprendiamo come conosciamo noi. Sì, fai. Sì, Bellissima anche la tua, che godo ogni grazie. sera dirla. Ah, Shira malot beshuva dona ye civazio nahinu che holmim asimales hopinu ulshoneinu rina asiom rubago in la sonna e la scottimele
Indi la donna e la sottimanu, hainu se mechinu, shuva donna e ceviteinu, kafikim, banegev, Hazor im bedim aperina ikzoru, haloch yelech uvachono semeshe chazara, bo yavo berina, nose alumotav. Sara, Ovviamente. questa qua voi la cantate, io la canto per esempio tutti i Shabbat prima della Esatto, boccata Amazon. Ah, è comunque esatto, perché non esatto. tutti la cantano prima della. Sì, c'è chi la canta, c'è chi la legge, però sì. Dunque, quando Hashem ci ricondurazion saremo come trasognati, la nostra bocca si riempirà di risa, la nostra lingua di gioia, e fra le genti si dirà: Hashem ha fatto grandi cose per costoro, per il popolo ebraico. Certo, Hashem ha fatto grandi cose per noi, per questo eravamo contenti. Hashem, facci ritornare alla nostra prigionia come rivoli d'acqua nel deserto. Ritornare dalla nostra prigionia e pensiamo adesso a tutti gli ostaggi, uno a uno, Shashami Azirotam, Briim, Begufamu, Venafsham, e riporti anche tutti i nostri soldati sani e salvi alle loro case, alle loro famiglie. Amen, che Kenirazon. Dunque, facci tornare e coloro che seminano in lacrime mieteranno cantando. Procedete, piange, procede, pardon, piangendo colui che porta il vaso delle sementi, ma tornerà cantando. Colui che porterà i covoni, come ogni Shabbat e Chag che cantiamo o leggiamo. Fantastiche ragazze. 127. Shir HaMaalot Lishlomo. Im Adonai lo yivnevah. Shav Amnuvon Avvo. Im Adonai lo yishmor ir. Shav Shakal Chomem. Shav Lachem Mashkimekum. Me'achare Shevet Ochlelechem Ha'atzavim. Ken iten li dido shena. הנה נחלת אדוני בנים שכר פרי הבטן כחצים ביד גיבור כן בני הנעורים אשרי הגבר אשר מילאת אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. 128 קכ"ח כוח פורצה פר טוטה נוי פר רפואה שלמה פר רות פר מרים שמחה per la figlia di Shelat Francesca, per Naomi Bat Shelat Francesca, Refuah Shlema e ogni bene, amen che ne razzon. Shir HaMaalot, Ashrei kol yarei Adonai, Haolech Midrachav, Yegia Kapecha, Kitochel, Ashrecha, Betov Lach, Eshtecha Kegefen Poria, Biarkete Veitecha, Banecha, Kishtilei Zetim, Saviv Leshulchanecha, Hine, כי כן יבורך גבר ירא אדוני, יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום עם ישראל. יברכך השם מציון, וראה בטוב ירושלים. Adesso abbiamo un problema, perché tra noi, non so più se è un tenore o un... Vabbè, che a parte gli insegnanti di musica, abbiamo Ma un questo. tenore non può essere, sarà una soprano, La se fa soprano, di sì, noi. proprio non sono molto esperta, si vede, vabbè, un soprano. Ragazze, vi devo lasciare, un abbraccio Ciao forte, carissima, un ciao. abbraccio. E dunque, io che a cantare, vabbè, no, dovrei aggregare mio fratello, dico scusa un attimo, quando devo cantare, canta tu, però vabbè, accontentatevi ragazzi. È giusto per cantare insieme, per sentire la gioia, gioia che... È la base di tutta la Torah, di tutte le mitzvot. In questo mese di Adar poi non ne parliamo, quest'anno che poi è doppio, dunque è per quello che ci tengo a cantare con voi, preciso. Dunque, Yevarechecha Hashem Mitzion, Ur Evetu Vierushalayim. Yevarechecha Hashem Mitzion, Ur Evetu Vierushalayim. Kol Yemei Chayecha, Ur Evanim Levanecha, Shalom al Israel. Ur evanim levanecha, shalom al Israel. Per chi segue in differita, le ragazze qua intorno a me cantano anche loro in muto, perché se non c'è il muto, dopo una voce va sopra l'altra e nella ricezione viene male, non per altro, però cantano con me, preciso. E anche chi segue in differita può cantare. 129, Kufrafte, Shira Malot, Rabat Sararuni min Urai, Yomar na Israel, Rabat Sararuni min Urai, Gam lo Yachlui,
al gabi hashu choshim herichu lemanitam adonai tzadik kitzetz avot reshaim yevoshu veisogu achor kol sonei zion. Amen, amen, amen. Adesso in questo istante iu kachat tzir gagot shekadmat shalaf yavesh shelo milecha po kotzer vechitzno meamer velo amru העוברים ברכת אדוני עליכם, ברכנו אתכם בשם אדוני. 130, אולטימי סלמיליו, שיר המעלו. ממעמקים קראתיך אדוני, אקוי מפה נומפו נוסו נומפנצרי על יוסטאג'י. דלה פרופונדיטטיו, כאמרתו השם, דובי אדסו סיטרובנו. נלה פרופונדיטה דייתו נלה דיוס אדובי. Adonai, shim'a bekoli, ascolta la mia voce. Tiena osnecha kashuvot le kol tachanunai, che le tue orecchie possano ascoltare le mie suppliche. Imavonot tishmoria, Adonai, mi amot. Ki imcha haslecha le ma'an tivare. Ki viti Adonai, ki vta nafshi, velidvaro hochad. Nafshi l'Adonai, mi shomrim la boker, shomrim la boker, yachel Israel l'Adonai, ki im Adonai yachesed veharbe imoftut, vehu ifdet Israel mikol avonotam. Amen, presto. 131, kuf lamedal. Shir ha-ma'alot le-David, Adonai lo gava libi, velo ramu enai, velo ilachti bigdolot uvnifla'ot mini. Im lo shevit vedomamti נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. יחל ישראל אל אדוני, מעתה ואדוני. 132 קוורי, כמו נלתניה, כסיימו לפרק 32 קוורי. שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל אונותו, אשר נשבע לאדוני, נדר לאוויר יעקב. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצואי, אם אתן שנת לעיניי לעפעפי תנומה, עד אמצע מקום לאדוני, משכנו לאוויר יעקב. הנה, שמענוע באפרתה, מצנוע בשדה יער, נבוא על משכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו. קומה אדוני נמלוכתך, אתה ואהרון עוזך. קומה שם, קווי צ'רן, נברו. כהניך חיים בשוט צדק וחסידיך ירננו בעבור דוד עבדיך אל תשף בני משיחיך. אקליסיאמו על טמפיו כמדו של ספר תורה אקליטי קנטיאם 11 די 132 נשבע אדוני לדוד אמת. אביום פרלטו דלמת סתמתינה כלמת למידה דלמת כולה דלקוויליבריו della via di mezzo, e metlo yashuv mimena, mi privit necha ashit e chiselach, e mi shmeru vanecha briti, ve edoti zo alamdem, gam bnehem, ade ad yeshvu le chiselach, ki vachar Adonai bitzion, iva le moshavlo, zot menuchati ade ad, bo eshev ki ivitia, tseida barech avarech, evionea asbi alachem, vechoanea al bishyesha, וחסידיה, רנן ירנן. שם, עצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשך. אויביו על בשבושת, ועליו יציץ נזרו. 133, פנולטימו סלמודי אוג'י, כפלמיד. שיר המעלות לדוד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Nei campeggi, nell'infanzia ci abbracciavamo tutte, fino ad oggi anche si può fare, si fa. Virtualmente ci abbracciamo tutte da tutti i paesi d'Italia e del mondo e cantiamo. Ed è la forza che abbiamo, come abbiamo detto anche l'altro giorno, l'unità, no? Che è quella che, grazie alla quale abbiamo ricevuto la Torah e grazie alla quale adesso anche vinceremo quest'ultima guerra dell'esilio prima di Mashiach. Kashem enatova la rosh, yored ala zakan, zkan aron, sheyored al timid ottav, ketal hermon, sheyored ala rezion,
Kisham Tzivadonai Tabracha Chaimadeh. Ultimo perk di oggi, Libria di Rufuash Lemma Mushlem Echel Tatiana Caro, Tatiana Bat, dammi il nome della mamma, Rossella, Rufuash Lemma Mushlem Echel Varebe Diter, Oven Afsha, Elisabetta, Elisabetta Bat Anita. Elisabetta Battanita, Shetie Brea, Bechole, Barebe Gidea, Bikufo, Benafsha, Shem Yadila, Refuash, Lema, Bekarov, Amen, Amen, Keni Razzon, Bechol, Evarea, Begidea. Vanda, 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 allora abbiamo detto, ok, anche, Bat Vanda, Elisabetta Bat Vanda, Shetie Brea, Bechole, Barebe Gidea, Bikufo, Benafsha, Amen, Keni Razzon, se ho detto bene, ok, scrivetemelo così almeno riesco a leggere. C'era scritto Vanda Tatiana, Nahum. Poi Tatiana, Tatiana Batvanna, adesso ho detto c'era bene. scritto Vanda Nahum. Sì, il cognome, sì, ma come il cognome, dunque Batvanna. Refuash le mamme, amen, amen, prima dell'ultimo perek, il primo salmo di oggi, Shira Malot in Barhueta Donai, Kolab de Adonai, Haumdim Bevet Adonai, Balelot, Suyi Dechem Kodesh, Uberhueta Adonai, Yevarechecha Adonai, Nizion, Osei Shamayim Vaaretz, guardate che Ashgaha Pratit, dunque proprio prima dell'Ivarechecha, e dunque concludiamo con, sempre con la Tzedakah, che è meglio metterla prima, ma prima all'inizio sono sempre stressata, poi dimentico, allora meglio tardi che mai. L'Irfuash Lema, Shel, Kol HaCholim, Shel Kol HaChayalim, Shel Kol HaPtufim, Shel Kol HaChatufim, Amen Kirei Ratzon, Kol HaCholim, Umneim, Rosa Battamar, Tatiana Batvanta. E dice, scrivami, Ruth, diceva. Anita, Elisabeth, Elisheva, Bat Anita. Diceva Bat Anita, scrivia per collevare la Sha, Rosa Batamara, abbiamo detto, Nechama Michla, Bat Bora, Nechama Dina, Bat Sara, Anni Bat Geni, Bala Yeshua, Shukulam Briim, Bufamu Benafsham, Amen che ne razzon, Leilu Nishmat, Kol HaNerzachim, Al Kiddush Hashem, Achayalim, Gvarim, Anashim, Ve'ataf, Yeradim, Yeradot, Shenirtzefu, Al Kiddush Hashem, Hashem Yikom Damam, Tehi Nishmatam, Tzurura, Bitzurur HaChaim, Yehi Zichram Baruch, Amen che ne razzon, e Leilu Nishmat, Avimori, Rabbi Yeshua, Rabbi Nizan, Leilu Nishmat, Achotim, Yerem, Bat Rachel, Yeshua, Vizchut, ognuna per sé, per spropricare Vizchut. La pratica, la teoria, chi Adonai Moreno Verabeno Melech HaMashiach Lamed, chi Adonai Moreno Verabeno Melech HaMashiach Lamed, chi Adonai Moreno Verabeno Melech HaMashiach Lamed, Vizchut, Zchut Arabi, Melech HaMashiach, Shiyagen Alai, Ve'al Kol Ohavai, Ve'al Kol Amo Yisrael, Ve'al Kol Ohavei Ve'Tomchei Yisrael. 122 e 123, come ogni giorno. Shir Hamalo, le David, Samachti Beomrim Bibet Adonai Nelechom, Dota Yoraglenu, Bisharai, Yerushalayim, Yerushalayim Abunya, Keir Shechubra La Yachdav, Sheshama Lush Vatim, Shiftei, Edut Le Yisrael, Leodot Shem Adonai, Kishama Yeshvuch, Kisod Lemishpat, Kisod Levi David, Sha'alu Shom Yerushalayim, Mishlai Uavaich, Shalom Bechere Shalva Be'armintayich, Lema'an Achai Vere'ai, Adabrana Shalom Bach, Lema'an Bet Adonai Elohim Avakshat Tovrach. Zchut Arabanit Atzidkanit, Tagen Alai, Ver Kol Oavai, Ver Kol, מי שבשם ישראל יכונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים, הנה, כעיני עבדים על יד אדוניהם, כעיני שפחה יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיחוננו. חוננו אדוני חוננו, כי רב שבענו בוז, רבה צבעה לנפשנו, הלעג השננים, הבוז רגעי יוני. רפואה שלמה, תותי מלאתי, כמו אביה מודטו. בוניסימה ג'ורנטה פרטי ווי.